Allora, salve a tutti ragazzi, bentornati su ODT. Nello scorso puntata, quando ho interrotto, ho iniziato a giravolgare un po' per conto mio per capire dove cavolo dovessi andare e mi ero dimenticato che avevo posizionato il sasso verde sul piedistallo. Quel sasso verde sul piedistallo mi aveva aperto quella porta pseudo trasparente, che pensavo fosse una ragnatela gigante e invece non si apriva, e dall'altra parte ci stava un sarcofago dentro un nemico che sganciava una chiave. Quindi, considerando che avevo già nell'inventario una chiave che non sapevo bene cosa farci, è logico presupporre che la chiave che mi serve è quella che recupero da quel nemico, cioè da ficcare qua dentro. Però adesso devo trovare la stanza della porta trasparente. Chi si ricorda dove cavolo era? Dove siamo qua? Ah, ok, il sasso verde l'ho messo lassù. Ci dovrebbe essere tipo una stradina. Oh, eccola qua. Ecco, vedi che nell'altro episodio qui era chiuso, qui adesso invece è aperto. Quindi, munizione grigia raccolta. Apriti settimo. Ho detto apriti settimo. Vieni, Tutankhamon, dammi la chiave. Scusate, tra l'altro, se sto caricando pochi video. Ma porca miseria. Ho dei problemini con la scheda grafica e ho il vago sentore, il vago sospetto che stia eseguendo gli ultimi rantoli di vita. Mori, mamma mia. Oh, dammi la chiave. Vai, che stavolta andiamo dritti sparati, eh. Ho perso già abbastanza tempo nello scorso episodio per cercare di capire. Mamma mia, a momenti finivo nel buco. Dicevo, cercare di capire dove dovessi andare. Allora, maniamo un po', curiamoci, vai. Chissà che cosa succederà. Che cosa mi aspetta dall'altra parte di quel cancello. Non è che per caso la chiave devo metterla qua. Ah, è qui la dovevo mettere. Ok, come l'ho detto, qui c'è gentaccia brutta. No. Ah, ma questi sono deboli, quindi. Esatto. Mori. E anche te. Vai. Nessuno sgancia. Oh! Ma te ne eri morto. Faceva le finte. Nessuno che ha sganciato niente, ma quando mai questo gioco qualcuno sgancia qualcosa? Qui c'è un cancello aperto con una munizione blu. E cos'è quello? Cos'è? Un finocchio. Ah no, è un cuore. Ecco, allora, sul altare col sangue fresco c'è da metterci il cuore. Il cuore quindi dall'altra parte. No, sembrava un finocchio rosso, scusa, eh. Apriti. Ah, oh, ci voleva l'altra chiave. Ecco cosa serviva l'altra chiave che non funzionava da nessuna parte. Va bene. Tiriamo su un po' di munizioni che non ho voglia di starle a ricaricare nel momento del bisogno. Un cuore raccolto, eh sì. In finocchio, giustamente, nell'altare cosa ci metti? In un altare pieno di sangue cosa ci metti? Un cuore pulsante di sangue? No, ci vai a mettere un finocchio rosso. Questi sono gli insegnamenti videogiocosi di Vrex, capito? Quindi, proprio così a naso, devo mettere sto cuore e devo tornare lì alla statua. E vai tranquillo che ora, appena ci metto il cuore sopra, la statua si sposta. Vado, dai. Dai, facciamo progressi. Oh, munition! Cos'è? Oh, extra vita raccolta. C'era anche una vita. Ottimo, Optimus. Però a questo punto mi servirebbe anche un'altra chiave, perché se no il cancello là come lo apro? Oh, potenza gialla, vediamo un po'. Siamo al massimo. Con lanciafiamme siamo al massimo. Oh, è a chiave, vedi? Mi piace quando faccio così. Io chiamo le cose e queste arrivano. Quindi adesso si va dritti sparati verso il cancello là nelle catacombe, che dovrebbe essere tutto a dritto di qua. No, di qua allora, sì. E
Dai, dai, cioè, voglio cercare di arrivare al boss almeno a questo livello, così almeno posso concludere ODT e passare poi al prossimo gioco. Per carità, non è che voglio interrompere ODT perché mi sono rotto, però vorrei comunque arrivare alla conclusione del gioco. No, non è qua. Vaffancuffia. Quella manina cos'è? Un 5 stellare. No, non è di qua. Mi sto perdendo. Cioè, l'ho beccata subito e adesso non so più dove cavolo sta. Di qua. Giusto? Dimmi che è di qua. Vedo delle fiaccole, vedo delle tombe. Sì, è di qua, ok. Apriti, sesamo. Ah, ecco, vedi? C'era. Maledetti. Ci fa fare il giretto girellino. Che di sopra ci hanno messo le colonne. E non era possibile passare da lì dietro, maledetti loro. Quindi a questo punto di qua non ci sta nulla. E niente, si prosegue. Progressi, progressi. Che io pensavo fosse complicato, nel senso che dovevo farmi colpire in modo tale abbastanza vicino all'altare, così che il sangue del personaggio andasse sull'altare e sbloccasse. Oddio, cos'è? Uno scheletro? Uno scheletrino. Come si uccide lo scheletrino? No. Né con la munizione né col fuoco. Sì, col fuoco sì. Cos'era quel verso? Ok, un po' di salute, grazie. Qui questo non c'è nulla, è già rotto qua dentro. Non c'è sta niente. Un'altra salute, buono, buono. Ci sono anche gli scheletrini di di Skyrim a questo giro. Non è che esplodite, vero? No, ok. I canopi, ci stanno i canopi qua. No. Che c'è una clava di. C'è una clava in mano, un osso, cos'è? Boh. Come fa uno scheletro a parlare se non c'ha le corde vocali? Vabbè. Aia. Vedi, a fregarella te la mettono. Che c'è qui? Nulla. poi. Ah, ok. Ah, bello. Cioè, l'intero gioco ha le texture proprio sgranate, ma i capezzoli di questa statua si vedono benissimo. Ottimo. 10. Qui non c'è nulla. Non è che qui esplode un'altra volta? No. Ok, una munizione. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Non cadere di sotto. Una munizione grigia. A sto giro, le munizioni grigie le avevo proprio. Gli avevo detto peste e corna delle munizioni grigie. E adesso invece gli ultimi livelli sono quelle che sono praticamente essenziali. Allora, vediamo un po' dove siamo. No. No, vabbè. Sì. Come cavolo dovrei fare qui? Sono minuscole tra l'altro queste colonne qui. Come dovrei fare andare. Ma si rompono? No, non si rompono nemmeno. Come cavolo dovrei fare ad andare là, là? Ah, quelli piccini si rompono. Quelli che hanno il sasso a rombo. No, no, oddio, cos'è? La Nemesi! La Nemesi con gli steroidi! Steroidi, volevo dire. Non so cosa ho detto, ma è uguale. Steropodi. Dio, ma è gigante! Un pipistrello gigante! Bene, muori. E te l'avevano messo a fregarella perché, come ho già ripetuto più volte. Oddio, speriamo che qui non esploda niente, se no vado di sotto. Ok. Oh, che checkpoint, perfetto. I pipistrelli messi dove ci sono le piattaforme da saltare è una bastardata perché loro ti beccano e ti buttano nel nero. Allora, io qui vedo due strade, però. Cioè, almeno credo. Lì c'è la freccia verde. Di qua invece dove si va? Laggiù c'è un Buddha. Vai tranquillo che laggiù non c'è niente. Ci sarà giusto un incantesimo da raccogliere. Eh no, invece ho intravisto una strada. Ok.
Vabbè, allora qua c'è il checkup point, l'ho preso. Vediamo di non morire subito saltando queste questi pilastri, ma guarda te. Non, cioè non c'è neanche lo spazio fisico per calcolare il salto. Talmente sono minuscoli sti affari. Non cadere! Ok, oddio! Pensavo di andare dall'altra parte. No. Vai! Ok, ce lo sto facendo con molta calma. Allora, piano, 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 piano. Col cavolo che lo rifaccio al contrario sto pezzo. Uso al massimo il teletrasporto e mi ributta lì al checkpoint. Allora, te scoppia. Cioè, voi non vi potete rendere... Io ho sempre paura di oltrepassare la piattaforma. Non vi potete rendere conto di quanto è maledetto sto pezzo ora con questo sasso nel mezzo alla telecamera che non vedo neanche dove devo andare. Renditi conto. Tanto di là c'è uno scheletrino che mi aspetta. Lo sapevo! Lo sapevo che cascava all'ultimo! Lo sapevo! Proprio l'ultimo pilastro, dov'è che vai nel nero? Porca miseria, c'ho da rifarli tutti, eh? No! No, qui c'è da avvelenarsi il sangue. Guarda, guarda, non arriva neanche con il salto normale, c'è da fare tutto il percorso preciso. Sì, ma... Ma veramente questi qua della Psygnosis, cioè, sniffavano la polvere dei mobili. Guarda, guarda, guarda. Ecco. Oddio, si è aggrappata al niente. Ora va di sotto, come minimo. Ok, no. Andata bene. Guardate dove sono. Sono sul niente. Sono sul niente. Sull'ultimo pixel. Prima del nulla. Allora, forse devo andare prima lì? No, 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 bravo, da bravo, su. Io sto già sudando sulla schiena. Oddio, 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 oddio. Dai, buono te, eh. Non veni qua che devo calcolare bene l'ultimo millimetro. Oddio, ce l'abbiamo fatta. No, basta, basta. No, io non lo farò mai più nella vita quel pezzo lì. Ok, questo non droppa assolutamente niente. Qui c'è un altro checkpoint. No, il checkpoint questo qui non lo posso prendere. Che altrimenti non mi funziona più il teletrasporto dopo. La munizione verde? No, no, senti, la munizione verde. Meglio non rischiare. Era troppo vicino al checkpoint. Chi è? Cos'è? Venite, non ho paura di voi. Brucia male. Qua dentro c'è una vita. Ok. Questo non si apre. Questo sì. E c'è una munizione grigia. Grazie. Sempre ben voluta la munizione grigia. Oddio, sempre. L'ho sparata un po' troppo grossa. Chi è? Oddio, che sono? Ma sembrano quei mostri di Doom 3. Quelli che volano. Quelle palle coi denti. Come si chiamano? Che sono rosse però in Doom. Ma sono piante carnivore, teste di piante carnivore che volano. Esplodono anche. No, no, via, via. Sono delle granate volanti. Allora, mi ha sganciato un incantesimo. Morale troppo basso? Eh beh, sì, come troppo basso? Ah, ho raccolto un incantesimo che non lo posso sbloccare perché è oltre il limite del mio personaggio. Quindi questo incantesimo lo si acquisiva con un altro personaggio. Vedi il limite che brilla lassù e non ci arriva. E quindi questo si sgancia. Andiamo, tiriamo su un po' di mana.
Allora, non è che a Fregarella mi hanno messo altri barili, altri canopi esplosivi? No, ok. Quello no. Qui dietro ce n'era ancora uno? No, ok. Comunque non ho ancora visto altre pareti da rompere. Dove si va di qua? Oh, il pezzo dello psichei? Eh sì. E me ne mancava uno. Li avrei raccolti tutti. E questo qui sarebbe stato l'ultimo. Però l'altro, quello che mi manca, non ho idea di dove l'ho lasciato. Forse l'ho lasciato nel livello della cucina, che era forse il più incasinato di tutti come livello, perché veramente il livello lì della cucina non riuscivo a capire nemmeno dove stavo andando. Cioè, più facevo quel livello. Mi è comparso un simbolo in alto a destra, non so che cavolo era. Più facevo il livello della cucina, più mi stavo domandando cosa stavo facendo della mia vita. Ok, mana raccolta. Ah, ma sembra l'inizio del livello. Eh sì, ma in effetti all'inizio del livello c'era una parte che ho detto là c'è un buco, dopo ci si va e poi non ci sono andato. Probabilmente era, si ricollegava, ti riportava di là. Mi rimane, se non sbaglio, ancora una strada da controllare. Ok. Questo lo evitiamo che tanto non ci serve. Giusto? Sì, vedo un'altra freccia verde. Vai, tiriamo di qua, vediamo cosa c'è. Ok, qua ci sta un cimitero, uno scheletrino a cui diamo subito fuoco. Delle lapidi? Si rompono queste lapidi? No, ok. Tiriamo a dritto di qua. Cos'è? Ah, ok. Scusa. Ah, sto per finire il rosso. Ok, di qua si scende. Qui c'è un altro power up rosso, ma sono al massimo, quindi non lo raccolgo. È una rottura però lasciare i potenziamenti indietro, anche se non servono, è comunque una cosa che rompe. Aia, troppo vicino. Vai, sono caricato un po' col tutto. Questa stanza serviva solo a cosa? A farmi andare di qua per raggiungere il niente. Mi ha fatto fare un altro giretto girellino. A questo gioco piace far fare al giocatore giretti girellini, chiamati anche girelli. C'è uno scheletrino. Ok, qua vedo del rosso, vedo un barile lì da. Cosa c'è di qua? Ah, lassù ci sta il power up, ma allora qua si scendeva, è un circolo allora, tutta questa parte del livello è solo un circolo. Mana raccolta. Ah, ecco, pensavo, ho trovato una zona segreta. Nemici? No, punti? Ok, meglio così. Un po' di munizioni, munizioni, energia. Che c'è di qua? Ok, là vedo un altro scheletrino che fa. Ezzi, vezzi, ezzi, vezzi, ezzi, vezzi. Cioè, gioca un 2-3 stella praticamente. Sì, però così è barare, eh. Fai uno, non arrivi neanche alla stella. Uno, e si gira. Due. Vabbè. Un fascio di luce proveniente dal nulla. 10. Ok, non sono riuscito a vedere bene che cosa c'era di sotto. Sotto le sbarre, ma alla fine chi se ne. Non è che per caso c'è qualche altra zona segreta da queste parti. Sì, l'ho visto. È lì, aspetta, intanto rompiamo questo. Una mina, grazie. Ok. Bisogna averci l'occhio lungo per queste cose. Ah, questa è una stanza che porta soltanto a un cieccolo vicolo? Siamo sicuri? Un cieccolo vicolo e basta? È molto strana sta cosa.
No, ok, non si rompe nient'altro e quindi niente, era un cieco vicolo per una munizione. Ah, ma qui c'è un altro muro che si rompe. È ricco di muri rompibili. Un altro cieco vicolo. Ho trovato una stanza segreta che non contiene nulla. Ah no, aspetta, qua vedo un pixel rialzato. Ecco, infatti. Mi sembrava. No. Aia. Ok. Ripeto quello che ho detto prima. Una stanza segreta che non contiene nulla se non una munizione grigia. Siamo dall'altra parte? Cosa c'è di sotto? Non riesco a vedere. C'è qualcosa che brilla di verde e blu, ma non riesco a distinguerlo, quindi... Boh. Ah, prima eravamo lì, vedi? Quindi a destra ci dovrebbero essere le altre sbarre. Ok. Vediamo di raggiungere quella direzione, quella destinazione. Vai, tutto a dritto. Sì. E questo effettivamente non conteneva niente. 10. Ok, direi che a questo punto ce ne possiamo anche andare. Che tanto questa parte qui l'abbiamo esplorata tutta. Ah, sì, giusto. Teletrasporto, teletrasporto. Ok. Teletrasportami, Scotty. Allora, c'era da controllare ancora quella strada laggiù. No, 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 non si fa così. Non si fa così, no. Totto. Non si tocca. No. Oddio, meno male si è aggrappato proprio all'angolo. Indietro. Vai. Certo che è maledetto sto pezzo, eh. Vai! Ok. Cosa c'è di qua? Parapunzi punzi pa. So che lo chiedo ogni volta, però. Sono quelle domande retoriche che bisogna fare. Allora, qui ci sono delle bellissime fumacchie che si evitano così. Ok. Ma ha preso comunque. Io vorrei andare a sinistra. Ok, quella fumacchia non mi prende, quindi ho il tempo per calcolare. Ok, questo, vabbè. Ho fatto prima a farlo che dirlo. Dunque, qua sotto c'è una discesa. Ok, ma proseguiamo, c'è anche una mana. Ah, oddio. Ah, Oh, sono andato a caso, non lo sapevo. Pensavo che fosse una discesina normale. Non che scivola a chiava. Tra l'altro non so neanche se si può controllare il personaggio mentre scivola. Là vedo una vita, quindi posizioniamoci subito. Sì, si può controllare. Oddio, salta, 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 eschi, salta, eschi, salta, eschi. Oddio, si è aggrappato, meno male. Perché il personaggio non salta quando glielo dico io. Sembra che salti quando è vicino al bordo. Quindi se non sei preciso al millimetro vai di sotto. E ce l'ho fatta al primo colpo. Non so non lo so. Qualcuno stasera mi vuole bene. Dove si va di sotto? Non c'è manco una piattaforma? Sì, c'è. Ok, no, meno male, se no. Te non mi garbi. No, ok. Pensavo si rompisse, invece. Oh, allora, vedo te. Vedo delle sbarre lì e una zona verde. Lo sapete che se muoio io devo rifare tutto il pezzo del salto? Sì, ci posso andare giù così senza morire? Sì, ok. Ecco, ecco. No, no, ma forse se rimango qua il primo lo evito. E invece no, perché è lento. Sì, no, ok. Forse se rimango qua questo lo evito. Sì, se rimango qua... Questo lo piglio pieno. Questo invece lo piglio pieno. No, ok. Ogni volta che dico lo piglio pieno, lo evito invece. Meglio così. Resta qua. Porca miseria. Sì, è. Sì, è. No, vabbè, dai. Cos'è che mi ha colpito lì? Cioè, stavo andando là. No, sì, è da qui. No. Malefico.
Non so se vi rendete conto che, nonostante sia l'ultimo livello, la Psygnosis è stata cattiva fino alla fine. Non è che all'ultimo, sai, il giocatore è stato bravo ad arrivare in fondo al gioco, sai, qualcosina abboniamogliela. No! Sei arrivato fino in fondo, ma il gioco non lo finisci. Secondo me è questa la filosofia che hanno usato. Guarda, se non ci faccio il game over qua, eh. Cioè, no, voi non vi potete rendere conto. Non vi potete rendere conto. Cioè, magari c'è stato lo stagista, no? Ha detto, ma non sarebbe magari il caso di mettere un checkpoint anche dall'altra parte? Così se uno supera tutti i salti, sai, non devi tirare giù tutti i santi dal paradiso. La triste storia di uno stagista licenziato. Ma non salta! E non salta! Non salta quando glielo dico! Avete sentito i tasti che l'ho pisciati a raffica? Non salta! Cioè, io non posso neanche interromperlo qua l'episodio. Perché tanto anche se lo interrompo qua, dopo è uguale. Risiamo bloccati qua finché non supero sto pezzo. Meno male! Ce l'abbiamo fatta! Forse ce l'abbiamo fatta! Zitti, 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 che adesso c'è da superare l'altra parte veramente maledetta. Intanto la camera ci offriva una bella visione dall'alto del davanzale della protagonista, però al momento non è il caso di concentrarsi su quello. Evita quest'ascia. Evita quest'ascia. No, no, andiamo a sinistra. Evita l'ascia. Rimani. Oddio. No. Destra. Ma dai, però. No, non è possibile, è violenta questa parte, proprio è una violenza cerebrale. E poi si storge anche la telecamera, non ti fa capire dove devi andare. Altro che strada verso la Pucce, la strada verso la casa di cura mentale. No, no, non è possibile. Quella lì io non ho idea di come debba essere evitata. Allora, è constatato che se si storge la telecamera non salta quando premi il tasto. Vedi? Il punto l'hai passato, ma... ora giustamente lì c'è un sarcofago. E il sarcofago ti dovrebbe in qualche modo invogliare a dire cosa cavolo ci sta lì. Sai che c'è? A me non me ne frega niente di quello che ci sta lì.
Proprio zero. Ok, io qua vedo della roba. Vedo un carrello trasportatore. Allora, lì ci sono delle fumacchie. Ah, ok. Qui c'è una leva da aprire. Fammi finire il livello, oppure dammi un pod di salvataggio, dai. Dove siamo qua? Cosa c'è da fare? Qua c'è un bellissimo scivolocchio. Scivolocchio, vabbè. Che ti butta nel vuoto assoluto. Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Ma il personaggio non salta precisamente. Non è possibile. Cioè, io sono convinto che siamo vicini al boss, perché per questo motivo è così difficile. Ti fa consumare buona parte delle vite che hai, così quando arrivi al boss fai il game over, capito? E infatti non salta, non salta, indovina un po', devo rifare tutto. Tutto fin dal checkpoint. Sentite ragazzi, io per questo episodio lo chiuderei qua, perché vedo 39 minuti e nel prossimo... niente, nel prossimo ripartiamo direttamente dall'altra parte delle Ash. Qui Vrex per questo episodio, speravo di arrivare al boss in questo episodio, non è stato possibile, l'avete visto. E niente, noi ci becchiamo alla prossima.